la verità delle cose è che io ho iniziato perché mi chiesero un'illustrazione sulla città, quindi iniziai a lavorare facendomi degli ideogrammi per raccontare la cosa. Poi, dopo un paio di mesi, iniziai a lavorare su delle cose molto istintive e ci iniziai a mettere dentro questa roba sulla quale già avevo lavorato schematizzandola. Ho visto che funzionava, soprattutto creando questo contrasto tra il personaggio umano fuori scala, gigante, e questa città che diventava quasi invivibile. E ho iniziato a lavorare su questo tema, cioè capire come le grandi città, anche se sono popolate da milioni di persone, sono veramente posti dove puoi stare più da solo. Bianco e nero cerco di sintetizzare il più possibile in modo che la linea sia quella più giusta, però quella lì, non troppe, non poche. E ho visto che funziona bene perché riesco a creare un sistema, cioè le cose che disegno hanno una regola che secondo me è matematica, ma di cui non conosco la formula, in cui riesco a posizionare le cose e a creare un ordine che sembra totalmente casuale, però nella mia mente c'è un ordine perfetto. Quindi finché non riesco a trovare un'evoluzione in grado di tenere testa a sta cosa che sto facendo, rimango così. Se riesco a creare qualcosa di superiore, porto avanti.